Allora, fermate Canestrari e Biondo che stavano litigando dietro le quinte, fermateli. Francesco, Marco, vedo che ti vedo collegato, fermate Canestrari e Biondo che stavano già litigando dietro le quinte. Mi è stato conferito un incarico che tra l'altro so fare anche abbastanza bene, cioè rompere i coglioni, e stavo rompendo i coglioni, che volete da me? Ma non è questo il problema, io te lo dicevo, il problema è che quando tu li rompi solitamente hai anche ragione. Per cui sono due i problemi, che li rompi e che hai ragione. Quando hai torto, invece, cioè, te lo faccio anche passare. Quando ho torto cerco di stare zitto e ascoltare quello che hanno da dire gli altri. No, però... comunque, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ecco. Intanto ho rotto i coglioni, c'è il microfono che funziona e la faccia che ti si vede, perché ti ho fatto spegnere la luce dietro. Quindi... No, soprattutto perché mi sono tagliato i capelli, c'ho la faccia che mi si vede. Vabbè, ma tu sei sempre bello con quei capelli tagliati e non tagliati. Ragazzi, fa caldo, voi non avete idea quanto. Allora, facciamo il totometrio, dai, allora. A Londra, con i negazionisti del clima o con quegli altri. Cioè, datemi uno scalpo, perché fa veramente caldo. A Londra che temperatura c'è, Marco? A Londra si sta discretamente, fa caldo perché fa caldo rispetto al solito, però si sta discretamente un po'. Sì, 20, ma 30, 31, gradi. 32, no, 27. No, 20-25 gradi. Dilettante. Allora, qui in Lombardia... 5 km di corsa stamattina, quindi tranquillo. Qui in Lombardia sono dovuto andare a 1300 metri per trovare 30 gradi. Immagino che lì dove sta Nick, che insomma è più o meno un altro continente. Ragazzi, il problema è questo: se fai l'intellettuale con l'aria condizionata nel tuo studio, a casa tua, nel tuo ufficio, possono fare anche 48 gradi. Il punto è quando fai l'intellettuale in giardino, in campagna, devi fare mille cose, devi piantare i capperi anche se non è stagione. Cioè lì invece la potenza della natura ti arriva in testa e fa veramente male, tipo come uno di questi articoli di Domenico Quirico che si leggono qui e lì. Cioè, ne parliamo di Domenico Quirico. Cioè, è come bere vino cattivo con 43 gradi al sole, cioè fa male. È una cosa che proprio non concilia con la pace nel mondo e con la dolcezza e la bellezza. Ecco. Quindi voi fate gli intellettuali all'aria chiusa, con l'aria confezionata, io no. Quindi fa caldo, molto caldo. Lasciatevano dire, che cavolo. Che è successo? Quello che dicevamo da qualche anno, mi sembra. Allora, guarda, io ho voluto intitolare in fretta e furia questa puntata Supernova, come un famoso libro scritto da due persone che non... Questo è perché ci vuoi bene, è un conflitto di interessi emotivo e sentimentale. Dai, allora, ditemi la vostra, perché dopo vi dico la mia, che è stata una settimana di quelle. Vai Nico, vai, che ti vedo lì che ce l'hai sulla punta della lingua. No, si vocifera che ci siano un sacco di eminenze grigie dietro la decisione di Luigi Di Maio. In realtà io, per quello che l'ho conosciuto, che lui se ne andasse dal movimento me lo aspettavo fin dal 2015. Nick, aspetta, non mi ricordo chi è, mi scuso con chi l'ha fatto. Ti ha reso merito perché tu l'hai scritto in un articolo per il Riformista un anno e mezzo fa. Adesso mi scuso, con chi ha recuperato quell'articolo che noi commentammo, peraltro. Ad avere ricordato quel pezzo è stato Raffaele Trano, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, poi fuoriuscito molto tempo fa e approdato ad altri lidi. E di questo lo ringrazio, insomma. Fra le cose che proprio mi ripugnano e non riesco a fare, o qualche volta lo faccio ma mi vergogno uguale, è ricordare le poche volte che ci ho azzeccato. No, però io stavo facendo una battuta, ma è una battuta veramente con un fondo di verità. Cioè, io mi aspettavo che Luigi Di Maio uscisse al Movimento 5 Stelle nel 2015, non nel 2022, per mille motivi, almeno questo è come l'ho conosciuto io. perché per Luigi vale quella definizione che è di Marco Canestrari, e cioè che il Movimento 5 Stelle è stato un taxi in cui entravano un po' di personaggi vari, un po' di idee strane, un po' di idee bislacche, un po' di idee pericolose e folli, e poi a un certo punto maturavano dentro questo taxi, pagavano la corsa, scendevano e si trovavano in una via, in una piazza, all'aperto o in pieno centro, in un parco o in un deserto, e così è andata. Non poteva che andare a finire così, insomma, cioè vale quel geniale titolo di Troisi, "Pensavo fosse amore, invece era un calesse". In questo caso non era un calesse, era un taxi. Era un taxi che ci ha fatto sbarcare, vedere, osservare. Veronico, spiega perché secondo te poteva e doveva uscire prima, perché poi arriviamo a... No, ma allora Luigi è un piccolo rebus in questo, è un piccolo arci italiano, no? Una cosa molto semplice, cioè lui lo sapeva che andava a finire così, questa fuoriuscita data al giorno in cui lui si dimette da capo politico e lascia la macchina, soprattutto della propaganda, a Giuseppe Conte. Sostanzialmente era questa specie di staffetta. Lì si capiva, per chi conosceva i codici e in parte anche le persone, che Luigi Di Maio sarebbe uscito dal movimento. Chiudo ricordando ancora, grazie, insomma, quel pezzo. Quel pezzo nacque nel gennaio del 2021, quindi eravamo all'inizio, se non ricordo male, in quel bivio, no? In cui qualcuno diceva "ma no, Draghi non verrà mai a fare il Presidente del Consiglio", e in cui Renzi sostanzialmente picconava Conte. E lì Luigi fece un sondaggio, non soltanto fra i suoi, quelli che poi oggi lo hanno seguito, ma anche fra altri parlamentari, molti dei quali fuoriusciti dal movimento, a cui chiese che cosa ne pensassero di un progetto esterno al Movimento 5 Stelle. Esterno, non un altro progetto, voglio fare un partito, voglio fare questo, me ne voglio andare. Un progetto esterno al movimento. E siccome i segreti, già quando si dicono a un'altra persona, non sono più segreti, questa cosa tracimò fuori, arrivò alle orecchie di alcuni parlamentari, alcuni dei quali furono chiamati da Luigi, e mi fu raccontato, e io lo scrissi fidandomi delle fonti plurime concordanti. E il giorno dopo Annalisa Cuzzocrea su Repubblica gli fece la domanda, dice, "ma il Riformista ha scritto questa cosa, lei come commenta?" E lui disse "assolutamente no, il Movimento 5 Stelle è la mia casa". La Cuzzocrea mi raccontò però il sorriso con cui Luigi Di Maio accompagnò questa risposta, mi chiamò e mi disse "hai ragione, uscirà". Cioè, questo è quello che io ho sentito. Il mio articolo rimase lì. È vero che, insomma, 2 volte al giorno anche ci azzecca anche l'orologio fermo, però anche se sono passati 18 mesi, in effetti questo è un lungo progetto, quello di Luigi, insomma, di abbandonare il movimento, e così è andata. E così è andata. Intanto faccio vedere, perché abbiamo fatto pubblicità a tanti libri, e voglio far vedere uno dei libri per cui io mi trovo in questa allegra compagnia. Ecco qui, facciamolo vedere, perché per colpa di questo libro io ho conosciuto Nicola Biondo e Marco Canestrari e me ne metterò tutti i giorni di questa conoscenza. Grazie a questo libro fondamentale, fondamentale. Dunque, allora, i problemi di microfono credo, spero, di averli risolti definitivamente. Abbiamo capito. Tranquilli che io fra tre settimane vado da Biondo e gli risolvo tutti i problemi tecnici. Io ho problemi mentali, non tecnici. Quelli tecnici li abbiamo risolti. Quelli posso parlare con tua moglie, però. No, povera, anche lei li ha, gli stessi miei, insomma. Ci vogliamo bene per questo. Sentite, allora, prima di passare così vi poi vi racconto qualcosa di mio, cioè qualcosa di mio, qualcosa, insomma, cosa penso di quello che è successo, che sta succedendo e che cosa succederà. Ma che ne dite se proviamo a portare qui a CFA proprio il protagonista Luigi Di Maio? Io penso che... fa il ministro degli esteri, è impegnato, ha un sacco di cose anche difficili, complicate. Sì, ma noi siamo troppo belli per non venire. Sì, sì. Tu sei un pericolo, io penso che sia opportuno cercare di far dire a Luigi Di Maio alcune cose, se riusciamo a portarlo qua. Non le dirò tutte perché sennò spoileriamo e poi lui si prepara, però ecco, va bene cambiare idea, anzi è ottimo cambiare idea, soprattutto quando il cambio di idea è dovuto al fatto che si sbatte il muso contro la realtà, e visto che siamo in vena di ricordare cose scritte da noi, tagliamo la testa al toro. Io penso che i libri che abbiamo scritto io e Nicola, insieme anche quelli scritti da Jacopo Jacoboni, però insomma noi eravamo lì dentro e abbiamo abbastanza contezza del fatto che c'erano tanti parlamentari ancora nel 2018-19, quando abbiamo pubblicato il sistema Casaleggio, che non avevano idea di cosa in realtà fosse il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle fino all'anno scorso, quando Casaleggio lo controllava, era il ramo politico di quello che abbiamo chiamato il sistema Casaleggio, cioè un'organizzazione che contava una serie di unità organizzative, come l'ha chiamata il nostro amico Carlo Alberto Carnevale Maffè, che abbiamo intervistato per il nostro libro. E l'unità organizzativa Movimento 5 Stelle serviva per alcuni specifici scopi, e una volta che questi scopi vengono meno, perché il movimento viene rimosso da questo sistema, qua Casaleggio ha ragione, aveva ragione all'epoca quando paventava quello che sarebbe successo, ha ragione oggi su quello che dice. All'epoca diceva e si parlava della piattaforma Rousseau, cioè della sua piattaforma tecnologica. È come Rousseau è il cuore del Movimento 5 Stelle. Si possono fare trapianti di cuore, però sono molto rischiosi. Questa era la metafora che aveva utilizzato. E oggi dice un progetto di 15 anni è stato distrutto in 15 mesi. Ha oggettivamente ragione, è andata esattamente così, dopodiché ovviamente lui lo dice in maniera interessata, però insomma, fino a che abbiamo, io mi spiace, veramente mi imbarazza, però oggettivamente la timeline è quella. I problemi di Casaleggio sono iniziati quando io e Nicola abbiamo pubblicato il nostro libro, e a seguire i problemi del Movimento 5 Stelle sono iniziati quando quel partito è stato rimosso dalla sua sede naturale, che era appunto il sistema Casaleggio, e lasciato per la sua strada. Dopodiché, ripeto, come stavo dicendo, tutte queste cose ce le dovrebbe confermare Luigi Di Maio, ci dovrebbe dire un'altra serie di cose che solo lui può sapere e che non sono ancora chiare, perché io e Nicola non siamo riusciti a trovare tutte le informazioni di cui avevamo bisogno per poter dimostrare, però insomma ci sono delle determinate cose che, al di là della nostra personale curiosità, hanno un interesse pubblico, per esempio che cosa diavolo è successo nel 2014 quando Grillo va in televisione a esaltare il regime di Putin. Lì nessuno lo sapeva, nessuno aveva idea di cosa stesse succedendo, se la sono ritrovata e quello sì, è vero, è vero. Guarda, quello è uno degli interrogativi che ancora mi pongo e che pagherei per sapere perché, e uso la parola pagherei coscientemente e in maniera poco azzardata per evitarmi una querela, ma pagherei per sapere che cosa è successo, perché non lo sapeva nessuno, assolutamente nessuno. E quello è uno dei cambi, perché vedete, io vi spingo a considerare una cosa: il mondo sovranista sostanzialmente è filo Putin, no? È anche filo Trump, è anche filo un sacco di cazzate, un sacco di mostruosità. In realtà il Movimento 5 Stelle era sì sovranista, ma non era assolutamente filo Putin. Vero. Non lo era, ma non lo era con parole e prese di posizione durissime. Però aspetta, dopo ti chiedo una cosa su questo, perché dopo parliamo un pochino, io probabilmente non la saprò. No, beh, io ti chiedo un parere, perché il viaggio di Manlio Di Stefano, che oggi insomma di questo si parla sui giornali. No, vabbè, su quello è molto semplice, Hanno tutti obbedito agli ordini della casa madre. Se qualcuno si va a prendere, ora è noto che io abbia, è noto, l'ho detto mille volte per chi gliene frega qualcosa, è noto che io abbia avuto un cordiale, rispettoso, in alcuni momenti anche divertente rapporto personale con Luigi Di Maio quando lavoravo per il Movimento. Ok, dicendo sempre che era almeno uno fra i pochissimi che si guadagnava lo stipendio, perché studiava, perché si impegnava, ci si metteva lì con la testa. E questo, scusate, ti interrompo un secondo per ricordare, prego. Lo dicevamo e lo scrivevamo in tempi non sospetti. No, in tempi non sospetti. Capisco e voglio prevenire la giusta critica che potrebbe sembrare che, siccome adesso è uscito dal Movimento 5 Stelle, noi tessiamo le lodi, ma noi questa cosa l'abbiamo detta molti anni fa. No, no, assolutamente sì, no, hai fatto bene a dirlo, ma insomma però io vi spingo anche a quei poveri diavoli che ci ascoltano: se voi andate a vedere le poche immagini, le poche foto che ci sono delle ore seguenti alla richiesta di messa in stato d'accusa del presidente Mattarella, voi lì capite che quella è l'ultima volta in cui Luigi Di Maio si fida dei consiglieri esterni, si fida del sistema Casaleggio, si fida di una cabina di regia che ha caratteri, senza che nessuno si offenda, così però ci capiamo, di eversione dell'ordine costituzionale. Lì lui se la fa sotto veramente, perché capisce che è preda di animal spirits che non riesce a controllare. E quella cosa, e con Marco l'abbiamo scritta per tempo, è una delle cose, lui che è un ragazzetto preciso e soprattutto ama avere il controllo, in cui non aveva controllo. Nasce anche da allora il timore che la sua esperienza personale politica potesse bruciarsi con il Movimento. E lui questa cosa non l'ha mai diversamente avuta. Perché questa è una cosa di cui mi sono convinto in queste settimane, in questi mesi, forse in questi ultimi. Sai qual è la differenza fra le dittature e le democrazie, no? È molto semplice, che in dittatura, cioè che in democrazia si possono anche dire cazzate. In dittatura invece si dicono solo cazzate, per cui siamo in democrazia e quindi possiamo coltivare il gusto dell'opinione. Prego. Esatto, no, quello che volevo dire, perché è un punto importante, perché ovviamente come tutti quanti noi sto leggendo un pochino le reazioni sui giornali, sui social e così via, a questa conversione, a cui lecitamente non tutti credono, perché dopo che hanno fatto e detto tutto quello che hanno fatto e detto, e mi riferisco soltanto alle dichiarazioni assurde, improvvide, sbagliate, ai limiti delle versioni, forse anche oltre le versioni, ma anche quello che hanno fatto. È normale che ci si chieda, ma questa conversione, questo cambiamento è sincero o non è sincero? La sensazione che ho avuto io, e sono sicurissimo che poi questa sensazione diventerà diffusa con il tempo e con gli anni, è che questi signori, come hanno d'altra parte dichiarato tra le righe qualche giorno fa quando c'è stata la conferenza stampa, e le parole di Stefano fondamentalmente confermano questo, erano eterodiretti, erano dei burattini in mano di una macchina propagandistica che voleva che loro andassero in Crimea a riconoscere la Crimea per togliere le sanzioni Putin. Erano quelle che li facevano andare Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista a omaggiare i gilet gialli e prendere tra l'altro gli schiaffi dei gilet gialli, perché ricordiamoci quello che hanno preso gli schiaffi in faccia dei gilet gialli che l'hanno trattati di pezza. Cioè c'era una macchina propagandistica che faceva quel lavoro, che utilizzava queste persone a cui non deve essere fatto nessuno sconto, intendiamoci, perché lasciarsi strumentalizzare in questo modo è appena un filo sotto la colpa di essere protagonisti di quelle azioni, appena un filo sotto, non molto sotto, quindi la colpa ce l'hanno, però di fatto erano utilizzati per fini che, come dice Nick, l'abbiamo detto tante volte qui all'osservatorio prima e a CFA dopo, erano molto vicini all'eversione. Questi erano i fini e in questo modo venivano utilizzati. Che si siano svegliati e che Manlio Di Stefano dichiari a Repubblica ho sbagliato tutto, va benissimo ammetterlo. Ma chiaramente vanno tratte le conclusioni. Vanno tratte le conclusioni, esatto. Questo è il punto. No, ma sai perché vanno tratte le conclusioni? Perché fa il sottosegretario agli esteri, non fa il sottosegretario alle poste o alla sanità, incarichi irrilevanti, fa il sottosegretario agli esteri. Cioè è bello dire ah ma non me ne sono accorto, ma non è questo. Sarebbe divertente sapere perché quella macchina che noi abbiamo chiamato sistema Casaleggio in un certo senso spingeva in quella direzione. Cioè quando noi con Marco ritroviamo non 1, 3, 5, 10, ma 40, 50, 60 articoli sul blog di Grillo, quindi Casaleggio Associati, gestione Casaleggio Associati, che provenivano da Russian Today o ancora di più da Sputnik, in cui sostanzialmente si diceva che c'era la sostituzione etnica degli africani che sbarcavano nelle coste, che la Siria andava riportata nell'alveo del regime di Assad e roba del genere, e questi gli andavano dietro. No, ma guardate, io posso testimoniare direttamente molti episodi, ma ne citerò 3, spero di ricordarmeli, perché di solito quando dico ne cito 3 poi ne dico 2 poi mi dimentico il terzo, però proviamo, del fatto che dimostrano il fatto che certo che erano eterodiretti e le strategie politiche erano decise a Milano. La prima è quando nel periodo in cui si organizzava il V-Day, il primo V-Day nel 2007, io lavoravo in Casaleggio Associati e stavo organizzando materialmente quella manifestazione e letteralmente la scrivania sulla scrivania davanti alla mia, nella stanza che si raggiungeva dall'ingresso leggermente a sinistra e dritto, questo per dimostrare che in quelle stanze ci sono stato, se qualcuno c'è stato così lo può capire, la finestra da su via Morone, io avevo la scrivania appoggiata al muro della finestra e la finestra ce l'avevo alla mia sinistra, sulla scrivania davanti alla mia c'era uno dei soci di Casaleggio Associati che aveva l'incarico di seguire il blog di Italia dei Valori e di Antonio Di Pietro, e le strategie comunicative di queste due entità, cioè il blog di Grillo che ancora non era Movimento e il partito di Di Pietro, erano letteralmente coordinate in quella stanza. Ovviamente per il blog di Grillo il responsabile erano Davide Casaleggio e suo padre. Davide Casaleggio era nell'altra stanza e suo padre era nel suo ufficio, e venivano in quella stanza per coordinare le strategie di comunicazione tra i due progetti editoriali che l'azienda seguiva. Dopodiché voglio dire, ci sono, dicevo, mi sono dimenticato non il terzo, ma proprio tutti e due gli altri esempi che volevo fare, ma sicuramente mi verranno in mente, però il concetto è questo. Certo che erano eterodiretti, e le strategie erano decise in quelle stanze, quindi ecco, l'altra, secondo me sono ricordata, ed era da che mi ricordo anche la terza, ed era quando in Francia si tenevano le elezioni presidenziali ed era candidata Ségolène Royal. In quell'occasione Davide Casaleggio cercò lo staff della candidata per coordinare campagne di comunicazione insieme, perché il blog voleva sostenere quella candidata. Quindi di nuovo, e lì c'era già stato il V-Day, se non ricordo male, ma penso proprio di sì, perché il V-Day è stato nel 2007, io ho iniziato a lavorare a gennaio di quell'anno, quindi verosimilmente era dopo, però potrei sbagliare, però 2007-2008. Magari Costa, se dai un occhio, diamo un'informazione corretta. La terza cosa me la sono ricordata, ed è quando io già, grande, non ridere tu che cioè, tu ti dimentichi di rispondere di l'Alzheimer manco a 40 anni, insomma. Lo so. La terza cosa è questa. Io lascio Casaleggio Associati nel 2010, per qualche anno continuo a frequentare gli ex colleghi, in parte perché per un anno ancora continuo a lavorare con l'azienda come libero professionista, in parte perché comunque ero rimasto in contatto. Ricordo una volta in particolare che credo fosse 2012-2013, vado a cena da uno di questi ex colleghi, che peraltro incontrerò anche il giorno dei funerali di Gianroberto Casaleggio, e mi viene raccontato che a livello di proprio gestione della comunicazione erano in contatto costante con realtà in giro per l'Europa, quindi verosimilmente erano prima delle elezioni europee, quindi stavano probabilmente cercando di capire come costituire il gruppo dopo le elezioni, e penso a Podemos, penso a, non c'erano ancora i gelegiali, però insomma, per far capire che tutte le strategie e i contatti politici erano gestiti centralmente da Milano, non da Roma e neanche da Genova. Io trovo abbastanza non credibile, e non ho usato incredibile perché avrebbe avuto un altro significato, ma non credo sia credibile, non penso sia credibile che persone che hanno avuto responsabilità importanti nel Movimento 5 Stelle in questi 10 anni non fossero al corrente o non si fossero accorti, almeno a un certo punto, di cosa stesse succedendo. Nello specifico, penso che nel 2014 è uscito sui giornali che era Davide Casaleggio a condurre le trattative, o a coordinare o a coadiuvare, perché è madrelingua inglese, le trattative con Farage al Parlamento europeo. Quindi Nigel Farage, sì, la famosa cosa che poi uscì anche sul blog, esatto, di Grillo. Certo. In quel momento doveva essere chiaro a tutti chi faceva cosa. Quindi diciamo che è troppo tardivo per non avere conseguenze, sono troppo tardive queste dichiarazioni per non avere conseguenze da parte di Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano e tutti quelli che li hanno seguiti in questa scissione, che, e chiudo, il termine scissione è stato utilizzato tante volte con riguardo al Movimento 5 Stelle, è stato usato più di scissione, è stato usato il termine espulsione, però qualche volta è stato usato anche il termine scissione, soprattutto negli ultimi anni. Credo che tutte le volte che è stato usato in passato questo termine non fosse appropriato, perché erano piccoli gruppi di persone che lasciavano il partito, spesso scappati di casa tra gli scappati di casa. In questo caso, invece, penso che il termine sia corretto, e penso che probabilmente il paragone più semplice è quello con Renzi, però credo che in questo caso veramente si possa definire una vera e propria scissione, cioè una parte sostanziale, e credo che lo dicono anche i sondaggi, ne ho visto uno si è sfuggita oggi che dava Di Maio o quello che è, insomma, sì, francamente è un po' ottimista, no, molto ottimista, però dà un po' il senso del non penso che quei numeri rappresentino i voti, penso che quei numeri vadano letti come sentimento dell'elettorato, soprattutto dell'elettorato del 5 Stelle. Io, Marco, scusami, perché su queste almeno un pochino di statistica la conosco. Allora, io quello che abbiano fatto non è tanto un sondaggio, poi bisognerebbe vedere che metodo hanno utilizzato, non credo neanche che abbiano avuto il tempo né di elaborare un modello né di applicarlo, né tantomeno di trarre le conclusioni. Secondo me hanno fatto semplicemente una regressione basata sui numeri esistenti, per questa ragione dico che quel sondaggio che è uscito è molto 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 ottimistico, e francamente oggi, a meno di una settimana dalla scissione, non vale neanche la pena commentarlo. Vedremo poi prossimamente che cosa succederà e vedremo eventuali altri sondaggi come verranno condotti. Quello pubblicato, mi pare, dal Sole 24 Ore, secondo me è semplicemente una regressione sulla base dei numeri oggi attribuiti al Movimento 5 Stelle, applicando la percentuale di parlamentari che se ne sono andati. Credo che questo sia la metodologia che è stata utilizzata. E francamente, perché effettivamente ricordo. Esatto. Sì, perché i numeri tornerebbero anche, perché mi pare che dava intorno al 7 qualcosa, intorno al 4 qualcosa rispettivamente, quindi sì, penso che tu proprio... Allora, data la fluidità anche dei flussi elettorali, oggi, ripeto, oggi 26 giugno, a meno di una settimana dalla scissione, dalla creazione del gruppo, provare a fare un sondaggio sia veramente come... Sì, un esercizio che serve veramente a nulla. La cosa interessante è vedere che cosa faranno dopo, ma su questo poi magari ci torno, e sottolineare quello che dicevi tu, che mi è totalmente d'accordo. Intanto, scissione, questa è la prima vera scissione. L'unico evento più o meno assimilabile a questa scissione è quello che è legato alla fiducia data al governo Draghi 1 anno e 4 mesi fa, in cui un gruppo più o meno coeso, ma non troppo coeso, decide che non poteva, e d'altra parte ci sta, visto il modo in cui la retorica con cui erano stati eletti, accettare di dare la fiducia al governo Draghi. Tutte le altre sono state o espulsioni oppure dimissioni dal gruppo parlamentare 5 Stelle volontarie per incompatibilità, perché a un certo punto chi era no TAP è voluto restare no TAP davanti all'approvazione della TAP, ha deciso di andarsene, chi erano euro o no tutto come paragone ha deciso di andarsene, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la prima scissione di un gruppo che ha qualche elemento di coesione, qualche elemento di critica rispetto a quello che sta facendo Conte e a quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle. Per cui oggi si può parlare di scissione, prima non era una scissione. Già. Mi prendo veramente un minuto, perché non serve più di quello, per rispondere a un commento che mi chiede di aggiornare sul mio processo con Casaleggio. Casaleggio mi ha chiesto un risarcimento danni per le cose che ho detto in questi anni, poi ne ha prese un paio che secondo lui erano particolarmente offensive. Io non penso che lo siano, penso di aver scritto e detto soltanto quello che ho potuto provare, cioè, quindi, offensive da parte di uno che ha gestito il blog di Grillo? Sì, esattamente. Cioè, adesso, comunque, io non faccio paragoni, se no me la becco io la querela e poi vinse pure, con i giudici, certi giudici, poi milanesi. Dai, che poi mi metti in imbarazzo, insomma, davanti al giudice. Comunque l'udienza è aggiornata al 30 di novembre, ci sono state 2 udienze tecniche, in mezzo alle quali sono state depositate le memorie e le prove che abbiamo prodotto. Io ho pagato un consulente con i contributi anche dell'autore del commento, che ringrazio, e siamo tutti gli altri. Ho pagato delle consulenze per cristallizzare quello che ricordava Nicola, alcuni articoli comparsi sui siti di Casaleggio Associati, sul blog di Grillo, ma non solo sul blog di Grillo. E quindi il 30 di novembre ci sarà un'udienza che dovrebbe essere un'udienza proprio nel merito della questione, non più tecnica, e quindi lì ci aggiorniamo. Volevo dare una risposta a Smith1 o Smittone. Anzi, Smittone mi piace di più. Smittone è più, è vero, è più musicale come no. No, allora, perché questo me lo sono chiesto anch'io, e vi dico la verità, ho anche fatto una cosa che forse non è il caso di rivelare, perché sì, in un paese normale quello che succederebbe davanti ad un evento del genere è quello che c'è un impasto di governo, chiamatelo come volete. Non credere che può essere che ci sia, Non è detto che non ci sarà, vero? Non è detto che non ci sarà. Cioè, ma perché adesso non c'è? Quello è il punto. Perché cioè, in questo momento tu ti devi porre nei panni, so che non è gradevole, ma nei panni del professore. Ok? Dice, ma la solita domanda, quella di Nanni Moretti, ma mi si vede, mi si nota di più se vengo e me ne sto da una parte? Capito? Cioè, quello deve trovare un posto a tavola. Adesso non mi fate citare il maestro De Angelis, che una volta fece un pezzo clamoroso dal titolo "Ma adesso parliamo un po' di cazzate". Che fine ha fatto Bettini? Bellissimo, lo commentammo, bellissimo. Che è spettacolare. Cioè, spettacolare. Anzi, dobbiamo richiamare Alessandro assolutamente. Dobbiamo richiamare Alessandro. Richiamare, ma Alessandro va richiamato. Quello non è giornalismo, quello è arte pura. Ora, voi vi dovete immaginare, vi dovete ricordare che il professore era il candidato fino al giorno prima, quasi che Draghi giurasse al Quirinale. Apparve quella cartolina lì benagurale che ha menato sfiga da morire del PD, dice comunque vadano le cose, noi abbiamo un solo candidato, si chiama Giuseppe Conte, strabababam, è finito tutto. Allora, questo povero professore che ha guidato un paese del G7 in mezzo a una pandemia, un casino clamoroso, insomma non deve essere stato facile. Poi lo ha guidato con le dirette Facebook, per cui non se ne avrà male se lo prenderemo per il culo a vita. Ma detto questo, cioè, deve cercarsi un posto a tavola, e siccome non c'è più Bettini, che è l'uomo più amato da Alessandro De Angelis, ovviamente dopo sua moglie, quindi deve trovare un modo, e probabilmente il modo è il giocarsi tutto per tutto. E cioè andare a rincorrere quell'area di matti, pazzi e scriteriati di tutti i colori politici, che non vedono l'ora di avere di nuovo il partito antisistema all'opposizione. Però Nick, è un partito, il signor Conte, secondo me non ce la faranno mai, perché il partito antisistema all'opposizione era molto, fra virgolette, fico, reggeva, funzionava perché c'aveva il capellone Gianroberto Casaleggio è il pazzo di catena Beppe Grillo, in un momento diversissimo. Adesso dove vai? Sì, però dobbiamo tener conto che Conte ha una qualità, e una sola, che è quella di non decidere mai. Conte è una persona, è l'uomo dei penultimatum, come peraltro detto da Grillo, non da Nicco, da Marco, da me. detto da Grillo, è l'uomo dei penultimati ed è uno che non decide mai. Per lui il calcio alla lattina è lo sport preferito, anzi forse è l'unico sport che sa giocare. Sì, vero. Ma voi pensate, che Conte sia la persona che guiderà le prossime elezioni in Movimento 5 Stelle o quello che ne rimane? Ah, ecco. Perché io secondo me dubbio ce l'avrei, sì. Secondo me io non mi metto a fare previsioni perché notoriamente non le azzecco, però ci sono comunque opzioni, ci sono comunque scenari che possono avvenire. Intanto domani Grillo va giù a Roma e vediamo cosa succede. Però ci sono due attori ancora che secondo me dobbiamo prendere in considerazione. Uno è sempre Casaleggio e in coppia con Casaleggio c'è Alessandro Di Battista. Ovviamente scenari, ipotesi, però ci sono questi due attori che vanno molto d'accordo. Vi voglio talmente tanto bene che sto facendo due sforzi cognitivi importanti, e cioè leggere i libri della Sabatini e di Di Maio. Nel libro della Sabatini è ribadito molte volte l'affetto e l'amicizia con Alessandro Di Battista, il fatto che le manovre che sono state che hanno portato Conte che hanno portato il Movimento 5 Stelle a rimandare l'elezione del capo politico dopo le dimissioni di Di Maio erano atte a impedire che Di Battista diventasse capo politico. Insomma, c'è affinità, c'è sempre stata affinità e c'è affinità. Casaleggio di recente ha parlato di Grillo dicendo che si sentono molto spesso per parlare dei gemelli che hanno avuto Casaleggio e la moglie, quindi facendo capire che con Grillo i rapporti non sono del tutto rovinati, e c'è Alessandro Di Battista che anche per le norme sul secondo mandato è perfettamente candidabile, e io penso che, insomma, secondo me uno scenario in cui Conte ha un ruolo ma non è quello di capo politico e Di Battista ha un ruolo ed è quello di capo politico o comunque di guida della campagna elettorale non è uno scenario che vada scartato. Non so se si verificherà, però è uno scenario che secondo me è ancora del tutto probabile. Sì, è vero, hai ragione, ci può stare. Il punto è che però ti devi inventare per la seconda volta una realtà parallela per inserirti, certo, nella società e andarti a trovare i voti, capito? Ma io penso che, per esempio, e questo è un filino più raffinato e più complicato. No, questo è molto più raffinato e complicato, è vero, hai assolutamente 2011 ragione. 2013. Hai assolutamente ragione. Insomma, intanto Draghi non è Monti, per esempio. La guerra è un avvenimento molto più davvero potentissimo e che spacca in maniera trasversale, vabbè, il bla 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 che conosciamo e che per esempio Domenico Quirico, per fare un nome a caso, lo sa dire molto meglio di noi, e tutte queste cose qui, capito? Cioè sì, funziona come schemino qui, teoria va bene, ci sto, è fico, anche sì, perché sì, insomma teoria, voi teoria. Giovaquez su Twitter che segue la campagna elettorale di Di Battista, ragazzi, cioè, sarebbe spettacolare, per esempio. Cioè, smetterebbe di seguire i talk show, seguirebbe Di Battista, bellissimo. E forse salveremmo la psiche di Giovanni, a cui noi teniamo, chiaramente, essendo un amico. Esattamente. Certo. Il punto, Marco, è che la questione è davvero, qualcuno mi perdoni, assai più complessa, così come è vero che il PD è ormai diventato una specie di Democrazia Cristiana col suo pentapartito di riferimento, perché nessuno gli può fare concorrenza, non ce la fanno proprio. No, guarda, io penso che... Poi ovviamente siamo tutti contenti se la Lega e la destra veronese perde malamente contro un uomo buono e santo con Masi, però insomma io questi viaggiano sul 48% nei sondaggi. No, no, lo so, è una cifra assai alta e non è che ci metti una pezza perché da un Candidi un po' Calenda, un po' Fratoianni, un po' Luigi no, e certo, il suo... Certo. Cioè, no, io Calenda lo iscrivo... No, lo so, non lo dovevo fare il nome, che lo so che tu... Io lo Calenda lo vedo come... Lo vedo come avversario diretto di Battista sullo stesso terreno da un certo punto di vista, ma ne parleremo un'altra volta. È una provocazione ovviamente, ma fino a un certo punto. Però attenzione, non ci sono, le condizioni sono completamente diverse di quelle rispetto a 10 anni fa e a 5 anni fa, non c'è alcun dubbio che non siano le stesse condizioni, però non penso che un elettorato che si è fatto che ha votato il Movimento 5 Stelle sulla base di una promessa, e cioè di sfasciare il sistema perché il sistema è corrotto e perché l'establishment e la trilateral e il complotto demopluto-massonico, io penso che quell'elettorato lì ci sia ancora. Cioè non penso che ne sia evaporato e sia tutto quanto maturato come Luigi Di Maio, per cui anzi da questo punto di vista un Movimento 5 Stelle che si proponga come un ritorno alle origini spalleggiato dal noto quotidiano e potendo vantare un'esperienza di due esperienze, anzi tre esperienze di governo, penso che sia anche più pericoloso da un certo punto di vista, per cui, ripeto, non so come andrà a finire, non penso che però sia uno scenario da scartare, perché non penso che Conte comunque abbia vita in questo discorso non abbiamo detto che è in corso in questo momento il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle convocato da Conte per, si legge sui giornali, comunicazioni del Presidente. Secondo voi che vuol dire? Che fa molto fico, fa molto establishment, fa molto potere, insomma. Bello, comunicazioni del Presidente. Ma guarda, domani gli mando una mail, comunicazioni del Presidente. Comunicazioni del Presidente. Io ho letto che la reazione di Conte all'uscita di Di Maio è stata "adesso siamo più forti", che è curioso perché è la stessa cosa che ripetono da 15 anni ogni volta che qualcuno se ne andava o qualcuno veniva espulso. È esattamente quello che disse Grillo quando ci fu l'ondata di epurazioni dopo le elezioni del 2013, che scrisse è meglio essere in meno, più forti, più coesi e compatti. Quindi io penso che semplicemente non sappia cosa dire, e quindi ho detto comunicazione del Presidente. Esatto. Non lo so, però ripeto, cioè la situazione è veramente molto, molto instabile in questo momento, quindi è difficile capire e dire cosa stia esattamente succedendo in questa riunione. A me non sembra che Conte sia uno disposto a farsi la parte senza avere un tornaconto, però poi magari mi sbaglio. Ma sai, è molto semplice, al di là del professore, insomma, che conosciamo bene, ma... Marco, rifletti su una cosa, con tutte le differenze che ci siamo detti in quel triennio, no? 2010-2013, che portò il movimento al 25%, cioè un risultato bestiale, incredibile, e assolutamente non visto, come nelle migliori famiglie italiane, non visto né dai giornalisti né dai capi bastone dell'informazione italiana. Proprio non videro arrivare questo missile che gli si piantò in testa, e continuarono a non capire. Però la soluzione di una serie di cose è l'economia di guerra a cui noi, volenti o nolenti, ci dobbiamo abituare, e a una serie di, scusate la parolaccia, è un termine, uno dei tanti termini che io non sopporto, una serie di sfide che però abbiamo di fronte. quindi l'approvvigionamento energetico quest'inverno sarà veramente difficile. È come usciremo dall'inverno del nostro scontento, scusatemi sta citazione nota. Tanto sei bello quando dici minchiate. No, è perché io da quando ho letto Quirico ho detto, cioè, io voglio campare altri 50 anni, perché devo cioè, Nico, l'hai nominato 4 volte. Vuoi guarda dire che è fighissimo, eh. No, ma io che ha scritto Quirico? No, perché magari qualche follower non lo sa. No, io non traduco i maestri. Io ne apprezzo la paraculaggine nell'utilizzo delle parole, dei sentimenti, delle modalità. Cioè siamo oltre la PNL, capito? La programmazione neurolinguistica, cioè è meraviglioso. Minchia, l'inverno del nostro scontento, cioè, Nicola, ma siamo oltre le candele alla Camera dei Deputati. No, ma molto oltre, cioè, l'inverno del nostro scontento. Quindi vabbè, l'hai capito, fai poco lo spiritoso. Però l'hai capito com'è questa storia? Cioè, noi avremo una campagna elettorale il prossimo anno spettacolare a seconda di come arriviamo a Natale. Se ci arriviamo nella merda totale o ci arriviamo un pochettino nella merda. Ti faccio un esempio banalissimo. Alla prossima finanziaria questi devono decidere se togliere totalmente il bonus del 110%. Per esempio, graduitamente un corno, che significa un casino clamoroso, perché già ci sono migliaia di aziende con i lavori bloccati, i privati con un casino clamoroso. E come la fai la sbagli qui? No, scusa, è vero che appunto Monti, cioè Draghi non è Monti, però come ci arriviamo lì a quelle benedette elezioni? Perché prima o poi si deve votare, se Dio vuole. Scusami un attimo, non riesco a resistere. Prego, che è antipatico. È l'inverno del tuo scontento che non si fa, che è poco elegante, eccetera, eccetera, ma quando uscì il 110% raccontammo per filo e per segno. Prima io e Alessio Orgiolas e poi io, Lucio Di Gaetano, Michele Boldrini, raccontammo per filo e per segno il casino che si stava creando, che non è soltanto un'enorme mole di truffa, ma è il problema enorme legato alla disfunzionalità di una misura del genere, con interventi dell'Agenzia delle Entrate prima, che ti bloccano i lavori, con l'ascita delle aziende farlocche. Esatto. Questo è un problema enorme, con le banche che oggi non si fidano più perché sono terrorizzate di farci terrorizzate, e ne hanno ben donde. Hanno creato un casino di dimensioni colossali. E l'abbiamo detto, scusami il termino, io e Alessio Orgiolas l'abbiamo detto il giorno stesso in cui uscì il decreto crescita. Abbiamo raccontato, non perché abbiamo la sfera di cristallo, abbiamo raccontato per filo e per segno, recuperatevi quel video, quello che sarebbe successo, preventivi gonfiati, di tutto. Avevamo visto tutto, ripeto, non perché siamo bravi, ma perché semplicemente osserviamo e non abbiamo nessuno da difendere. No, esatto. Senza contare che quella norma è una norma inflattiva, cioè è una norma che induce... l'aumento dei prezzi, l'aumento innaturale dei prezzi, perché ovviamente premia, cioè più spendi più ti premia, quindi è ovvio che è una misura inflattiva. In questo momento io sono rimasto abbastanza stupito del fatto che non fosse, sia stata cancellata prima. Però Marco, non puoi cancellare una cosa che impatta sulla vita delle imprese che si sono fatte un piano e sulla vita dei privati che si sono fatti un piano, magari sono andati in banca anche a farsi prestare i soldi, capito? Però attenzione, questo è uno delle... Questo è un altro delle componenti dello scenario che si sta apparecchiando, perché le elezioni saranno intorno a febbraio-marzo, che saranno esattamente alla fine di uno degli inverni più difficili altro che l'inverno cos'è la minchiata che avevi detto? Oh, piano con le parole, è una citazione lotta, Io lo capisco che tu sei come Fedez, che gli parlano di Streller e quello dice, raga, chi è Streller, capito? Comunque, però, comunque buoni, sarà l'inverno veramente complesso che che ovviamente causerà, non credo disordini onestamente, e non me lo auguro, però sicuramente inquietudini. Vabbè, a voi Luigi Di Maio vi spiccia a casa ora di democristianitudine, inquietudini non si può sentire. E l'ho detto apposta, volevo dire gratuitamente, però mi è uscita inquietudine. Se qualcuno dei colleghi che Nicola Biondo ha formato e che stanno ancora alla Camera dei Deputati a fare la 5 Stelle lo capisce, consiglierà a Conte di defilarsi il prima possibile, come fecero se non ricordo proprio la Lega, credo, non mi ricordo chi si defilò prima delle elezioni del 2013 durante il governo Monti. Ovviamente qua l'occasione ghiotta da quel punto di vista per loro, perché il governo difficilmente cadrà, perché comunque credo che con un altro paio o qualcosa di simile di transfughi, i voti per restare in piedi ce l'ha. Conte si è già cominciato a posizionare in maniera ostile nei confronti del governo, figuriamoci se Di Maio rimane il governo, quindi io personalmente la vedo accadere questa cosa, non penso che Conte rimarrà al governo più di tanto. Secondo me forse tranne Giorgia Meloni vorrebbero tutti congelare il Parlamento in versione extra large e continuare a fare, scusate la parolaccia, il teatrino, insomma, perché nessuno c'ha voglia di metterci la testa e le mani dentro questo disastro, capito? E quindi si arriverà alle elezioni senza che nessuno ne abbia davvero voglia di vincere. Cioè nel 2018 qualcuno voleva vincere davvero e hanno vinto, c'è poco da fare, eppure a mani basse. Nel 2023 chi è che c'ha voglia di vincere? Giorgia Meloni? Secondo me neanche lei, Nick, neanche lei. Io ho questo sospetto, però secondo me hanno tutti voglia di fare una bella legge proporzionale pura o quasi. Sì, e su quello va bene, però basta non parliamo di legge elettorale, ragazzi, che mi suicido. Esatto, dovremmo parlarne prima o poi. Totalmente. No, ma io ci avrò da fare quella sera, no. Cioè, dai, no. Chiameremo di nuovo Sandro Brusco a parlare di legge elettorale. Che Sandro no, ma per me potete chiamare così Sandro, povero. Sostituiamo Nick con Sandro. Non e siamo fate tutti parlare contenti. Di legge elettorale. Io vi consiglio di chiamare Aldo Giannuli a parlare di legge elettorale. Ok, guarda, comunque prendo... sa di che cosa si parla. Sì, ti prendo in parola. Ma io non posso venire però in diretta col prof, perché cioè ragazzi ci arrestano sul serio, altro che dittatura sanitaria. Cioè, comunque, questo lo posso confermare, ho avuto l'occasione e il grande piacere di passare una giornata con Nicola e il professor Giannuli, devo dire che mi sono molto divertito. Oh, io lo chiamo Aldo Giannuli. Sì, ma ve lo consiglio io, però io non voglio parlare di legge elettorale, peraltro cioè già ci basta qualcuno che parla di guerra nei talk show non sapendo una mazza. Detto questo, però, cari belli ragazzi, che si è fatta una certa, sarà tutto molto divertente, io penso che i voti del movimento, perché poi è tutto lì, cioè il cadavere del movimento, se cerne voti. Tutti si chiedono dove vanno a finire questi voti, semplicemente non vanno a finire da nessuna parte, perché quelli che si sono spostati si sono già spostati, ma questa è la mia modestissima e criticabile opinione. Poi c'è dell'altro frattaglie che sono più o meno quell'8% di cui viene accreditato nei sondaggi, e quello rimarrà probabilmente un po' di meno e si chiude lì questa storia. Il punto è che questa è veramente un'altra storia. Un giorno bisognerà chiedersi che razza di occasione persa questi sciamannati hanno avuto col 25% e poi col 33%, ma già il 33% era più inquinato, non in senso ovviamente che nessuno poi si offenda, era più inquinato da altre logiche, roba del genere, ma il 25% del 2013 era un capitale politico su cui si potevano fare, 2 o 3 cosucce belle e divertenti si potevano fare. Adesso i tempi sono cambiati, insomma. Io vorrei fare un appello. Oddio, siamo a chi l'ha visto. Siamo a chi l'ha visto, sì. Voglio cercare Alibraci Focazzari, non so se sapete chi è. Se qualcuno sa chi è, vince qualcosa, un premio per la mia citazione, se riconosce la mia citazione. No, l'appello che voglio fare è questo. Allora, detto della conversione, detto che bisogna fidarsi ma anche no, detto che tutto quello che stanno raccontando adesso non toglie nessuna colpa a quello che è stato fatto, detto, raccontato, tutte le stronzate che... Bravissimo Domenico Cannone, ti offro una birra appena ci vediamo, Domenico Cannone, perché hai colto 610. Allora, quello che voglio dire è, piuttosto che concentrarsi su questa conversione, dando per scontata che sia una conversione quantomeno con delle basi di realismo, di questo io sono sicuro, l'ho detto e scritto già, io vi prego, a noi follower di Liberi Oltre, rispettando quello che è la policy di Liberi Oltre, il motivo per cui è nato Liberi Oltre, quello di concentrarsi sulle azioni di governo come la misura del 110% e altre che sono state disastrose per questo paese, piuttosto che criticare il Di Maio, il Di Stefano e chi altri. Andiamo a chiedere conto che facciano abiura delle stronzate che hanno fatto, perché quelle stronzate hanno causato un danno economico al paese, e non soltanto economico, hanno creato disfunzionalità. Allora, non volete credere alla conversione? Non ci credete, ma chiediamo conto dei danni che sono stati fatti al paese in questi 4 anni di legislatura, perché quello è il vero danno e quello è la vera colpa che hanno, a prescindere dalla genesi, eterodiretti, ci credevano veramente, non lo so. Ma abbiamo il dovere civico come cittadini di chiedere conto che loro facciano abiura delle stronzate che hanno detto e fatto, perché quelle stronzate dette e fatte le stiamo pagando noi come cittadini. Sì, sì, e trarne, ripeto, non soltanto... Io penso che la biura non sia sufficiente, anche perché la biura in realtà sarà quello che gli converrà fare da ora in poi, di tutto quello che è stato, però non penso sia sufficiente. Penso che chi tra loro ha ambizioni politiche di più lunga durata, questa è un'altra cosa che io e Nicola avevamo detto, io lo dissi, credo nella mia primissima uscita pubblica di sempre, cioè l'intervista che mi fece Jacopo Jacoboni sulla Stampa all'indomani della morte di Gianroberto Casaleggio il 22 aprile del 2016. Prima o poi alcuni fatti della genesi di quell'intervista li racconteremo quando tutto questo sarà finito, però io lo dissi, Di Maio non c'è alcuna possibilità che smetta di fare politica a 36 anni, non è quello, Esatto, lo dissi il primo, veramente è una delle primissime cose che dissi. Dissi anche che il modo in cui Di Maio era arrivato alla guida del Movimento 5 Stelle, anzi il modo in cui stava arrivando alla guida, perché all'epoca non c'era ancora, era in sé il segnale che quello che è successo questa settimana sarebbe successo. Io veramente vi suggerisco di andare a recuperare quell'intervista, perché c'erano molte cose di quelle che poi sono successe, insomma. E ci Marco, sono molte cose. Se hai un link lo mettiamo poi in descrizione nel video. Sì, lo vado a cercare immediatamente. Però appunto, ripeto, non è necessario, non è sufficiente la biura. Io penso che chi ha ambizioni politiche di medio e lungo periodo debba come minimo saltare un giro, mettiamola così. Come minimo saltare un giro, quindi non ricandidarsi in alcuna lista l'anno prossimo. Penso che questo succederà per Luigi Di Maio, onestamente, perché non è stupido, non credo sia stupido, e penso che abbia anche una serie di opzioni. Credo che l'abbia scritto qualcuno su Repubblica di recente, però... Sì, però diceva... scusi, Marco, forse è la prima volta che non siamo d'accordo su una cosa, ma non è neanche che non siamo d'accordo. Vai. Meglio. Allora, se, sottolineo se, Di Maio è sincero, e io francamente adesso non vedo elementi perché che mi facciano pensare che non sia sincero. Veramente si è convertito all'atlantismo, all'agenda Draghi, soprattutto alla posizione dell'Italia, che l'Italia ha assunto su questa guerra disgraziata, che è veramente uno spartiacque. Guarda, metto il commento di Superseri, che mi sembra azzeccato. Se Di Maio con la sua mossa rafforza la compagine di governo, nel senso che toglie dalla dialettica politica le perplessità, le ambiguità, le opacità di Conte, che dice no, le armi no, e poi comunque vota, come abbiamo visto, perché avevamo detto subito noi qui a CFA che era una bluff. Allora, se fa tutto questo in una fase come questa, in cui c'è un riallineamento delle posizioni in ordine geopolitico innanzitutto, perché la grande difesa che dobbiamo fare in questo momento e per le elezioni del 2023 è quello di difendere l'appartenenza dell'Italia ad un consesso europeo, democratico, liberale in senso alto, non liberale in senso politico, liberale in senso alto. Allora ben venga la conversione di Di Maio e di chi segue Di Maio, sperando che chi segue Di Maio lo faccia per convinzione e non lo faccia per altre ragioni, che non escludo peraltro, che non escludo ovviamente, perché non sono un fesso. Allora, se tutto questo serve a rafforzare un fronte che è quello euro-atlantista, di adesione ai principi democratici dell'Europa, che oggi più che mai dobbiamo difendere, vedi anche, non abbiamo l'occasione e il tempo di parlarne oggi, quello che è successo con la Corte Suprema americana, ok? Allora ben venga, io accolgo la diretta di oggi di Giulio. Sì, adesso la andrò a recuperare perché sarà molto interessante. C'erano Adriano Palma, Gerardo Favaretto e Matteo Poloni, quindi sarà sicuramente molto interessante. Io andrò a recuperare, fatelo anche voi che ci state seguendo. Allora, se questa è la sfida, allora io oggi mi sento di poter dire: prendo tutti sulla nave che sto prendendo io, perché oggi sono dei principi da difendere. Poi, mentre siamo su questa barca in tempesta, chiediamo conto a Di Maio e a tutti quanti gli altri di tutti gli errori che hanno fatto e di tutte le cretinate che ci hanno raccontato. Però intanto sono sulla nostra barca, perché è una barca che ci deve condurre su una linea, su una rotta, che è quella della democrazia e della libertà. E soprattutto, e questo lo dico per mia esperienza personale, l'ho già detto l'altra volta, lo ribadisco, io non posso... per la mia vicenda personale non concedere a Di Maio e agli altri il beneficio del dubbio e la possibilità di cambiare idea e di cambiare rotta. Io ho tratto le mie conclusioni e ho preso i miei impegni per rimediare agli errori che ho commesso, penso che dovrebbero farlo anche loro, però vi assicuro ci sono delle dinamiche che ci sono state delle dinamiche anche nel modo in cui le persone sono state convinte a votarli, il modo in cui è stato raccolto il consenso, il modo in cui è stato organizzato il consenso e finanziato il consenso, che soltanto loro ci possono spiegare, perché alcune cose, per esempio, soltanto io e Nicola le potevamo spiegare, ma non perché noi siamo più bravi degli altri, perché ci è capitata la sorte di essere lì in quel momento e a osservare e a vedere quelle cose, quindi non c'era veramente altro, non c'era quasi nessun altro che poteva farlo, così non c'è quasi nessun altro che può raccontare quello che loro possono raccontare, e se ci aiutano a capire bene alcuni passaggi per evitare che si ripetano, quello sarebbe un buon punto di partenza. Assolutamente sì. Io lascerei l'ultima parola a Nick, che come sappiamo è il saggio. Sì, stasera è ispirato poi. No, ma noi non siamo all'altezza. Noi non siamo assolutamente all'altezza. Fatela finita, per favore. Io vedo assai più macerie di quelle che vedete voi. Cioè è tutto molto divertente. Luigi Di Maio che se ne va, quell'altro che adesso è in diretta con Grillo, cerca di strappare una battuta, sostanzialmente riportano alcuni lanci di agenzia in diretta in questa riunione, questo conclave, che Grillo gli sta dicendo: non voglio avere più a che fare con voi, lasciatemi in pace. È tutto molto terribile anche quello che sta succedendo. Guardate che le immagini che ci arrivano dall'Africa occidentale, dal Marocco, sono immagini terribili, e non soltanto vedi che Nick è saggio veramente, è una cosa che ha colpito anche me. Bravo Nick, bravo, veramente ti voglio bene, perché non c'è solo la pietà umana, c'è anche il fatto che queste mostruosità sono pronte per essere replicate, per quello che il continente africano pagherà in termini durissimi per la guerra in Ucraina, insomma, per esempio. Quindi io vedo molte più macerie quanto ne vediate voi. E se questo fosse un gioco di simulazione, si potrebbe mettere in piedi una sana, onesta e progressista dittatura militare per almeno 12 anni e cercare di mettere a posto le cose. Nella realtà su certi termini forse, insomma, non c'è niente da mettersi d'accordo, e quindi la parola sarà la democrazia, che insomma, anche se ci siamo evitati l'impeachment a Mattarella, il bis di Trump e roba del genere, le nostre democrazie non stanno affatto bene. Perché non riescono a comunicare, secondo me, una cosa fondamentale, che poi è una cosa su cui ci si arrovellano i più grandi filosofi degli ultimi, credo, 1500 anni. Cioè, fin dove le democrazie si spingono a imporre, per evitare disastri e la loro fine, un comportamento, fra virgolette, più duro. Fin dove la democrazia può derogare a se stessa per salvarsi. E io ovviamente non ho risposta. Una delle tracce che però vi spingo a cercare è in quella che è stata pochi mesi fa, un anno fa se non sbaglio, la vittoria dei Verdi in Germania. I Verdi in Germania sono molto ideologizzati, molto a sinistra, gente duretta, non fighetti da ZTL romana, che si sono ritrovati in un mondo diverso da quello che ovviamente immaginavano di dover gestire, e stanno venendo a patti con la loro coscienza, con i loro progetti, con i loro sogni e tutto il resto, e lo stanno facendo perché si stanno effettivamente rendendo conto che il mondo meraviglioso che in un certo senso tutta la Germania credeva di avere avuto in lascito da Angela Merkel era un filino diverso da come Frau Merkel glielo raccontava. E i Verdi, per esempio, è quel partito di successo, di massa popolare, che stanno prendendo contromisure, oltre che, insomma, tante mazzate politiche. A me un po' dispiace, io un po' faccio il tifo per loro, però stanno cambiando, devono cambiare. Ed è l'unica modalità che le nostre democrazie hanno per sostenersi, cioè o si cambia o niente, insomma. Come al solito, molto garibaldino. Non se ne esce, se no. Ragazzi, è 1:20 che tediamo. Sì, gente, ti lasciamo andare, dai, che lì col clima. Lasciamo andare anche gli altri, insomma, se no è... E sequestro di persona, esatto, sia mai con crudeltà mentale incorporata. Va bene, allora bene, ci vediamo, salutiamo tutti. Per chi ancora non l'ha capito, a me sembra incredibile che non l'abbiano capito, ma ho letto in chat una domanda: cosa vuol dire CFA? Vuol dire cari fottutissimi amici. E con questo te lo dico a fare. E con questo salutiamo tutti, grazie. Ciao. Alla prossima.